Buongiorno e ben ritrovate da Gilda TV. Assemblea e orario di lavoro è cremitissima a Lecce. È stato necessario dividere i partecipanti e tenere un'altra assemblea nel cortile della scuola. Gli insegnanti arrabbiati contro la buona scuola di Renzi hanno fischiato i rappresentanti politici del PD presenti e hanno minacciato di andare a votare per le regionali solo i partiti contrari al DDL in discussione alla Camera. In collegamento con Lecce, Maria Rosaria Ferilli, coordinatrice provinciale della GITA. Professoressa, come sono andate le cose? Diciamo che da un punto di vista della partecipazione è andata benissimo. Era più di un migliaio di docenti e ATA presenti all'assemblea, in particolare erano docenti. Alla fine siamo stati costretti a dividere i colleghi e una parte, così come quella che è presentata nel video, sono dovuti andare nel piazzale della scuola per tenere un'assemblea con altri colleghi sindacalisti. I colleghi hanno partecipato in maniera attiva, erano arrabbiatissimi, ci sono state contestazioni fortissime nei confronti fischi, nei confronti dei rappresentanti dei partiti politici. In realtà hanno partecipato solo quelli del PD. Forza Italia e altri partiti del centrodestra non si sono presentati, anche se erano stati invitati. Qual era l'argomento all'ordine del giorno? La discussione sul disegno di legge, la cosiddetta buona scuola, è un documento che è stato approvato dall'assemblea provinciale, dall'assemblea. E i punti principali che contestate, diciamo, di questo DDL da parte degli insegnanti, quali sono? Allora, intanto è stato contestato il fatto che il disegno di legge, ricattando la situazione che riguarda i precari, vuole portare in Parlamento la discussione su tutto un disegno di legge che nulla ha a che vedere con l'assunzione dei precari, che come ben sappiamo trattasi soltanto dell'applicazione della sentenza della Corte Europea. Questo è stato detto a chiare lettere all'onorevole Salvatore Capone del PD, il quale aveva invece presentato la questione come un fatto urgente da dover sottoporre al Parlamento nella complessità del sistema sulla buona scuola. Inoltre si è discusso, e contestandolo fortemente, il ruolo che si vuole dare ai dirigenti. Il documento presentato da più parti come un mostro giuridico in realtà non fa altro che creare delle grosse discrasie all'interno della scuola. Una collega che addirittura intervenendo ha fatto una dichiarazione molto forte: non vorremmo che nella scuola entrassero anche sistemi mafiosi, perché il fatto di assegnare ai dirigenti la possibilità di assumere o licenziare. Senta, professoressa, ma c'è qualche apertura da parte del componente del PD che ha partecipato ai vostri lavori? Non ha fatto alcuna dichiarazione sulla possibilità di emendarlo nelle sue parti. C'è stata anche una presa di posizione, oltre a quella della professoressa di cui lei ha fatto cenno, una presa di posizione rispetto alle prossime elezioni regionali. Certo, un'iniziativa che è partita dalla città di Lecce, l'iniziativa che abbiamo assunto e pensiamo di portare avanti, perché abbiamo trovato l'appoggio da parte di tutti quanti i docenti che erano presenti, è quello di non votare i partiti che sono d'accordo con il disegno di legge. Ci riserviamo anche di contattare personalmente tutte le RSU presenti nelle scuole, ma al di là delle RSU anche colleghi che non sono neanche iscritti al sindacato e che hanno dato la loro adesione a questa situazione. Il prossimo appuntamento stiamo venendo per la manifestazione a Roma, ma faremo altre manifestazioni qui. La ringrazio e arrivederci.